Sicilia c'è una base fondamentale che è la base di Sigonella, ma ad oggi per questi scenari non è particolarmente coinvolta. Diverso sarebbe se si trattasse per esempio della Libia. Noi oggi per quello che riguarda l'Iraq abbiamo una base in Kuwait, che è un paese ovviamente più vicino da quali partono i nostri aerei per fare ricognizioni. L'Italia è molto impegnata nella coalizione anti-ISIS, siamo il primo contingente tra i paesi europei e facciamo un lavoro estremamente importante, quello di addestramento dei Peshmerga che in Iraq finalmente stanno riconquistando città. Noi da subito abbiamo individuato l'ISIS come un nemico dell'umanità intera, non soltanto dell'Occidente o del nostro paese, ma anche dei paesi musulmani moderati, e quindi da subito l'Italia è stata molto impegnata. Ovviamente sulla base delle evoluzioni che ci saranno, come siamo impegnati già ora anche in molti altri teatri, vedremo le diverse necessità. Peraltro nel decreto missioni approvato proprio ieri dalla Camera con un ampio voto, e questo è positivo perché che i nostri militari in missione abbiano il sostegno ampio del Parlamento è importante, si è deciso un aumento della coalizione dei nostri uomini in Iraq, si arriveranno a 750, e un aumento anche del nostro contingente in Afghanistan, perché purtroppo anche in Afghanistan la possibilità che Al-Qaeda e ISIS si avvicinino esiste.